tutti, bacioni enormi dalla vostra Nika. Sì, bel giretto da Tiger ho fatto. Yeee, ci voleva. Qualcosina, poca robettina, però ho trovato qualcosa. Poi ci andrò ancora per la collezione di agosto. Spero che esca una nuova collezione. Se sapete già qualcosa, ditemelo nei commenti. E niente, sacchettone. Dove è pienotto perché c'è dentro anche una cosa grande che vi faccio vedere subito. Allora, la collezione è ancora quella di luglio, logicamente. Ahimè, non ho trovato le buste sorpresa. Infatti, ho le ultime due. Speriamo, ci andrò a fare un altro giro per vedere se arrivano. Ho preso questa. Aspettate che vi ingrandisco un po'. Ho speso 16 euro, non ho speso tantissimo, però ho preso delle puccine, puccioserie che mi piacevano. Questa scatoletta qua che ho pagato 3 euro. All'interno è lilla. Non c'è la silicea? Si sono fregati la silicea, di solito la mettono. E questo posso anche toglierlo, che tanto non mi serve. E non so, mi piaceva la trama qua così, con le margheritine di questa collezione qua, che appunto è questa trama qua con i fiori. Ed era carina, allora l'ho presa. Poi ho preso a 2 euro questa. C'era anche quella più alta, però non lo so, a me piaceva questa qua. Qua c'è la silicea, vedete? Che non mi serve. Questa qua con il tappettino di legno che in tantissime collezioni la fanno, la mettono in varie appunto dimensioni, più alta c'era anche, però non l'ho presa perché mi piaceva questa qua per mettere magari le mie clippettine, per mettere qualcosina di carino da tenere in postazione. Vediamo se riesco a togliere senza che rimanga la colla. Sono super felice, ci vediamo. Aspettate, figuriamoci se a me non mi rimane un pezzolo di colla qua lì. Ok. E comunque sì, è carina anche questa con questa trama qua così. Sono molto bellini, dai. 2 euro di latte, ho detto vabbè. Poi vabbè, queste poco vi importa, prendo sempre le mie cicche. Poi ho ripreso questo, chi mi segue lo sa che l'avevo già preso. E voi avete visto la card delle Santoro, perciò le altre non l'avete visto, non vi spoilerò niente. Io l'ho già usato per fare appunto la card, una card, e è molto bello. Allora ho detto, dato che ce n'era ancora, ce n'erano solo tre, costa 2 euro questo nastro qua con queste margherite qua di uncinetto di cotone qua, insomma sono bellissime, potete anche tagliarle appunto, metterne una, attaccarle sul scrapbook, sulle vostre cose, è veramente bello. Allora ho detto, già che ci sono, ne prendo un altro e basta, perché dopo non sapete com'è da Tiger, dopo non trovate più le cose. Ecco, allora ho detto ne approfitto perché è veramente bello, perché l'ho già usato quello che avevo già preso. Poi ho preso questo, che io ho il mio porta badge del lavoro, quello a fiorellini tema, quello fucsia tema giappo di un po' di tempo fa. E questo qua costava 2 euro e porta carte, era carino con questa faccina qua di questo coniglietto. Allora ho detto, c'era rosa, c'era azzurro, c'era bianco, l'ho preso rosa logicamente. E allora ho detto, che mi sta un po' rovinando quello lì a fiori che sto usando adesso, perciò ho detto lo prendo così almeno ce l'ho di scorta quando mi si rompe. Ed è carina perché io metto dentro il mio badge, poi lo metto nel mio camice del lavoro. E allora era carino, ecco, allora l'ho presa. Poi ci sono ancora. Allora, aspettate che tolgo tutto dalla borsa, metto qua in parte così almeno. Ah no, la silice era qua. Quella della scatola. Allora, questa. E la borsa è vuota, la mettiamo lì, l'accantoniamo. E adesso vi faccio vedere. Non potevo lasciare lì questa penna. Non ce l'avevo questa. Ho tante penne qui pom pom, ma questa qua non ce l'avevo. Mi piaceva troppo tanto. Allora l'ho presa perché è meravigliosa. L'ho buttato fuori un po' di robina che c'era già stata, mi pare. Qualcosina. No, vi prego, non farmela rompere. Ma perché attaccare qua così? Ok. Allora dovrebbe scrivere Pero Blu, non lo so. C'è il tappino, la penna è così, salva freschezza. Si scrive blu. Ciao. Ed è tutta, non ha solo il pompon, ma è tutta bella pelosotta. Ma non era troppo bella questi colori qua arcobaleno. Allora ho detto no, 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 deve essere mia. Poi un'altra penna. Ho preso questo che io avevo già preso una con l'unicorno, ma era tutto glitteroso, che devo averla in giro lì in cima da qualche parte. Questa era diversa, c'è l'unicorno rosa, perciò ho detto la prendo perché mi piaceva. E anche questa scrive blu. Col pack qua, fucsia.
vediamo qua di togliere senza che lasci la colla, ma figuriamoci se non lascia la colla. No, sai, più di tanto no, meno male. Ecco qua, cioè non potevo lasciargli la penna unicorno. Brr, assolutamente, scordatevelo. E poi, non contento, ho preso un'altra pom-pom. Questa qua non ce l'avevo, non le ho mai viste io, sinceramente. Col pack qua con i pallini dorati. E anche questa scrive blu. Sapete che io adoro tutte queste pucciosirie. Poi dovrò sistemare bene tutto, mettere bene i bei portapenne come si deve. Lo tolgo dopo lo scotch perché sennò ci impiego una vita. E poi ho trovato dei washini nuovi lucidi e costavano 1,02 euro. Perciò li ho presi. Allora vi apro il primo. Ne ho presi 6. Ho fatto dei doppioni, però vabbè, poco importa. E questo a pois con lo sfondo bianco. Poi questo rosa con i pois, cioè lo sfondo rosa con i pois. Aspettate, che ce la posso fare. E questi sono così, appunto, costavano 1,02 euro. Sono i classici, quelli lucidi che mettono sempre la targa nella scatolina, lì tutti mischiati lì, che dovete cercare lì fuori. Poi ho fatto il doppio. Prima vi faccio vedere gli altri due che non sono doppi. Poi ho preso questo con lo scoiattolo e questo qua con la talpa che è nella terra. Vedete qua che è. Vediamo. Allora, apriamo. Così almeno si vede un pochino. Bene, forse. Aspettate che questo è un po' duro. Allora, ok. Aspettate, ora. E questa. Ce la posso fare. Eccoci qua. Allora, come vi stavo dicendo, ho preso questo con lo sfondo azzurro dell'erbettina qua e lo scoiattolino. Spero si veda bene lo scoiattolino marrone. Poi c'era questo con lo sfondo rosa. Ci sono un po' di nuvolette. Poi c'è la terra perché esce fuori questa talpina qua molto simpatica. Penso sia una talpina. Si esce dalla terra una talpina. E poi ho fatto il doppio di questi due qua perché non potevo io prenderne solo uno. Anche perché poi non potevo prenderne 5, anche se sono 1,02 euro, dovevi fare il doppio di qualcosa. E ho fatto il doppio di questo qua con il riccio perché è meraviglioso. E questa qua era la collezione che doveva esserci l'anno scorso. Che poi purtroppo sapete anche voi il periodo che era, non è uscito tutto bene, c'erano i ricci, c'erano i topolini, non lo so, non è che si è trovato tantissimo, ecco. Ed è questo, guardate, sfondo questo verdino qua Tiffany con questo riccio fantastico, il cuoricino, riccio cuore, riccio cuore, riccio cuore. È fatto così, è bellissimo, cioè stupendo, guardate che puccio che è. Sono stupendi. Ecco, niente, allora li ho presi perché ho detto non li avevo, questi non li avevo, perciò ho ritenuto giusto prenderli. E niente, questo è un altro mio girettino che ho fatto da Tiger. Non ho preso tantissimo come avete visto perché comunque adesso ormai siamo vicino ad agosto, perciò arriva la collezione nuova, però siccome volevo andarci a fare un giro perché ho detto magari è arrivato ancora qualcosa, c'ero andata solo una volta perché sapete che comunque anche l'ultima volta non è che ho trovato tantissimo questa collezione dei fiori, allora ho detto prendo ancora due scatoline che queste mi sono sempre utili, poi vabbè ho trovato ancora le mie puccioserie, ecco. Che magari per qualcuno possono essere inutili, ma a me piacciono, fa niente. E niente, vi do appuntamento al prossimo video, scrivetemi nei commenti se sapete già magari che collezione gira in giro già nel mese di agosto, così almeno vi rispondo, sono contenta, se mi dite qualcosa, sono curiosa. E vi mando un bacio, non vi do appuntamento al prossimo video. Ciao dalla Nika!